Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Luca Toselli Nerd Retro. Mi sono preso un attimino di pausa sul secondo canale perché stavo iniziando a caricare tanti contenuti, anche sul primo ovviamente, sul primo c'è sempre la priorità, ma anche sul terzo, quindi ho avuto necessità di un momento di pausa per tirare fiato, anche perché ho visto che in realtà proprio qui sul secondo canale l'ultimo video che ho caricato è quello in cui vi raccontavo i migliori mazzi per Pokémon Pocket. È andato molto molto bene, siamo arrivati a 10.000 visualizzazioni al video, vi ringrazio, spero che anche questo video possa diventare un successo. Proprio per questo chiedo il vostro aiuto con mi piace, commenti e condivisioni, anche perché stiamo parlando comunque di argomenti trend topic per quanto riguarda Pokémon Pocket in questo momento, quindi siamo esattamente in linea con i contenuti di questo canale. Ne approfitto per dirvi che abbiamo raggiunto e superato quota 25.000 iscritti su Nerd e Retro. Grazie mille, veramente un attestato di stima importantissimo, di fiducia importantissimo, ed è per questo che vi dico che arriverà un video speciale, 25.000 iscritti. All'inizio avevo pensato a una live in cui giocare a Pokémon Pocket, ma in seconda battuta, dato che sto portando avanti in parallelo un progettino mica male sulle carte dei Pokémon, ho deciso di fare qualcos'altro. Quindi a breve arriverà uno speciale 25.000 iscritti che mi è costato in un poco. Vi do soltanto questa dritta. Se siete pronti, iniziamo con i mazzi migliori di Pokémon Pocket, quindi quelli più vincenti, senza bisogno di avere le carte più forti, rare e famose del momento. Quindi come competere con i mazzi in meta, con dei mazzi che possiamo definire dei tier 1,5 o dei tier 2. Voglio partire da quello di Blaine, poi facciamo un passaggio abbastanza veloce per parlare di Arcanine, perché sono mazzi abbastanza simili in realtà. E qua quello di Blaine va a massimizzare l'utilizzo di carte come Ninetales e Rapidash, quindi non stiamo parlando di Pokémon EX, vedremo dei mazzi con dei Pokémon EX, non è necessario averli, e questa cosa è positiva per due motivi. Uno, chi ha appena iniziato a giocare può utilizzare questi mazzi, e in seconda battuta, se l'avversario ci va a eliminare un Pokémon, beh, non va a guadagnare due punti e quindi è sempre più distante dalla vittoria. Ovviamente la controindicazione è che questi Pokémon non sono forti come gli EX, ma questo video è per aiutare quelli che stanno iniziando a scaricare l'applicazione, quindi iniziando la collezione, e che non hanno a disposizione ancora tutte le carte per fare i mazzi più forti. La serie evolutiva di Vulpix non è per niente male, soprattutto perché Ninetales fa 90 danni e devi scartare un'energia fuoco da Ninetales per fare questo attacco, ma con soltanto due energie 90 danni è tantissimo. Allo stesso tempo Rapidash con un'energia fa 40, quindi questo è un mazzo molto offensivo, è un mazzo che picchia tantissimo e lo fa con poche energie, quindi devi utilizzare poche risorse per fare tanti danni. E ovviamente abbiamo la trainer di Blaine che, se Rapidash, Ninetales o Magmar in questo turno sta attaccando per fare dei danni, beh, utilizzando questo aiuto, questo supporter, sono 30 danni in più. Quindi sicuramente un mazzo semplice, efficace, anche con cui prendere confidenza col gioco, sicuramente non uno dei mazzi migliori del formato, anzi abbiamo già visto nel video precedente quanto Charizard in realtà sia più forte, però questo è un mazzo che si può fare appena iniziato a giocare e può essere considerato un mazzo abbastanza impattante. Sembra, secondo questo sito, un low tier invece Arcanine, nonostante si giochino delle carte invece più rare. Qua invece abbiamo la presenza di Moltres EX e di Arcanine EX. Se vogliamo, questa è la versione nerfata del mazzo di Charizard. Abbiamo già analizzato come l'Inferno Dance di Moltres serva per cercare di massimizzare i Pokémon che intanto facciamo crescere in panchina. In questo caso non è Charizard, bensì Arcanine EX, che si fa 20 danni con questo attacco Inferno on Rush, quindi Mazzo Inferno da Inferno Dance a Inferno on Rush. Ma Arcanine è sicuramente un Pokémon che fa tanti danni e ha bisogno ovviamente di qualche energia in più per arrivarci. È molto più veloce rispetto al mazzo di Charizard, credo anche decisamente meno efficace, quindi se dovessi scegliere un mazzo di tipo fuoco senza avere a disposizione ancora tutti i Moltres EX che qui sono richiesti, tutti i Charizard che sono richiesti, probabilmente andrei a giocare il mazzo di Blaine, che va a massimizzare invece un addestramento che è molto più facile da reperire. Per quanto riguarda invece, l'altro giorno abbiamo visto un mazzo erba Venusaur, che è un mazzo controllo. Oggi il mazzo erba che voglio andare a trattare
inerente ad Executor, che tra l'altro è stata la mia prima carta EX trovata all'interno del gioco. Questo è un mazzo, anche questo qui, come quello che abbiamo visto prima, se vogliamo, di Rapidash, Ninetales o di Arcanine, è un mazzo aggro. Stiamo parlando di un mazzo aggro, anche se ci sono degli elementi come Erika o come possano essere... no, quali pozioni non ci sono? Ci sono gli Erika, ok, gli Erika vengono giocati al posto delle pozioni, quindi per far recuperare punti vita ai nostri Pokémon abbiamo le due catene evolutive, quella di Execute e quella di Bellsprout. Bellsprout è a tre stadi e non ha una EX, a Victreebel, che però ha un potere Pokémon interessante che ci consente di fare lo swap del Pokémon del nostro avversario, a patto che Victreebel però sia il nostro Pokémon attivo. Con due energie soltanto infligge 60 danni. Dicevo, è molto simile al mazzo che abbiamo visto prima di Ninetales, Blaine e Rapidash, perché anche in questo caso con poche energie, quindi poche risorse, abbia la possibilità di fare tanti danni. Ovviamente la carta di riferimento è Executor, sia nella sua versione rara, quindi non EX, qui abbiamo necessità di una sola EX per giocare il mazzo, e come mazzo iniziale, come vi dicevo prima, come quello di Blaine, è un buon mazzo, perché Executor con una sola energia di tipo erba fa 30 danni e, lanciando una moneta, se esce testa, 30 danni aggiuntivi. Quindi, se vogliamo, si incastra un po' nello slot che avevamo visto per giocare il mazzo di Marowak EX nel video precedente. Ma la sua versione EX è la versione potenziata, ovviamente, dell'Executor raro, perché ha 30 punti vita in più, fa 10 danni in più di attacco base, sempre con un'energia di tipo erba, e in caso di testa fa 40 danni aggiuntivi. Quindi 80 danni con un'energia di tipo erba solo e 160 punti vita, possiamo assolutamente dire che Executor è un Pokémon molto interessante da questo punto di vista. Questo è un mazzo sicuramente che consiglio a chi inizia ad approcciarsi un pochettino al gioco e ha necessità di magari rubare delle partite contro dei mazzi più forti, delle carte più forti, perché con un po' di fortuna e quindi un po' di lanci di monete che finiscono nel verso giusto, Executor è in grado di fare piazza pulita dei Pokémon degli avversari in maniera molto molto svelta. Infatti qua abbiamo assolutamente una versione ancora più aggro, se vogliamo, senza la catena evolutiva di Bellsprout, ma con Pinsir al suo interno. Pinsir ha lo stesso limite, se vogliamo, di fortuna di Executor, perché con due energie fa 50 danni e devi lanciare due volte la moneta, ogni volta che esce testa fa 50 danni, quindi danni assicurati non ne abbiamo, come nel caso di Marowak EX. Quindi questo forse è ancora più specifico per chi sta iniziando a giocare. Basta aprire un po' di buste di Charizard e trovare il Giovanni all'interno del pacco di Mewtwo, e poi bene o male questo mazzo si può giocare dalle primissime ore di gioco, e con un po' di fortuna ci si può portare a casa anche delle partite interessanti. Voglio passare ad Alakazam, che mi sembra un altro mazzo molto interessante da poter giocare. In questo caso non sono richieste EX, quindi questo è un altro di quei mazzi proprio che puoi utilizzare da subito. Puoi anche trovarti particolarmente a tuo agio, secondo me, nel giocare un mazzo di questo genere se sei un giocatore principiante. Perché? Perché è un mazzo talmente semplice e lineare che può fare al caso veramente di tutti. Questo è un mazzo che aggra, come quelli che abbiamo visto proprio nelle prime due posizioni. Va a utilizzare Kangaskhan, che è un Pokémon molto interessante, anche questo molto dipendente dalla fortuna e quindi dal lancio della moneta, però è un Pokémon di tipo base con 100 punti vita che riesce a fare 30 danni da subito, che possono essere addirittura 60 danni potenziali a seconda della moneta. Soprattutto è un Pokémon di tipo normale, quindi è debole al tipo lotta, che molto spesso, non sempre perché alcuni sono Pokémon di tipo terra, però molto spesso il tipo lotta è debole al tipo psico. Quindi abbiamo anche la possibilità di coprire questa debolezza di Kangaskhan con la nostra linea evolutiva di Abra, che verrà sviluppata in panchina nel mentre che Kangaskhan fa un po' di piazza pulita e resiste a qualche colpo, perché ripeto, è comunque un bel tank con 100 punti vita. Nel frattempo può iniziare a fare dei seri danni agli avversari, mentre noi in panchina andiamo a sviluppare la linea evolutiva di Abra. Kadabra, che ritorna all'interno del gioco di carte dopo tanti anni di ban relativi alla storia di Yuri Geller, e poi arriva Alakazam a fare piazza pulita,
Pokémon interessante, Alakazam. Mi spiace che non ci sia una sua carta EX, perché Alakazam è uno dei miei Pokémon preferiti, comunque di prima generazione. Tra l'altro, primo Pokémon in assoluto ad aver ottenuto una carta olografica nel gioco di carte collezionabili, dato che andavano in ordine alfabetico e Alakazam era il primo ad avere la sua carta olografica. Con Psichico, mossa ovviamente abbastanza iconica del Pokémon, è 3 energie, riesce a fare 60 danni, più 30 danni per ogni carta energia che il Pokémon nostro avversario ha addosso. Quindi capite bene che Alakazam è in grado di fare tantissimi danni. C'è una variante, ed è la variante con Froakie, Frogladier e Greninja. Io ho già portato un gameplay sul canale, infatti non andrò a svelarvi in questo video i mazzi di Articuno Greninja o tutti quelli che avete già visto all'interno del gameplay, quindi Meo Blastoise, perché li avete già visti, semplicemente. Quindi andatevi a recuperare i video vecchi. Però Greninja è un Pokémon molto forte, perché ha un'abilità interessantissima. Tra Greninja e Alakazam ci si può veramente impegnare per picchiare tantissimo. Allo stesso modo viene inserito comunque Kangaskhan, quindi è un mazzo interessante questo. Ripeto, la cosa veramente utile di tutto ciò è che non servono Pokémon EX, e questo mazzo lo fai completamente sbustando le buste di Charizard. Quindi la linea evolutiva di Froakie, la linea evolutiva di Abra e Kangaskhan trovate tutto all'interno dei pack di Charizard, e dalle prime ore di gioco sarà possibile giocare un mazzo di questo tipo, perché non c'è chissà quale tipo di difficoltà nel reperire le carte. Possono arrivare dalla pesca misteriosa, possono arrivare dalle sbustate, potete craftarle perché comunque non ci sono carte particolarmente costose. Quindi questo è un mazzo assolutamente che posso consigliare. Quello che va secondo me un pochettino sopra, anche se qui viene inserito nei low tier, e mi dispiace perché in realtà io l'ho giocato ed è molto divertente, quello di Dragonite. Forse va nei low tier per un motivo, e cioè non hai la facoltà di capire a chi stai facendo dei danni. Però Dragonite è una carta molto interessante, unica nel suo genere all'interno del gioco fino adesso, perché è in grado di fare 200 danni con un attacco. Voi direte, vabbè, e quindi questi 200 danni vengono suddivisi su tutti i Pokémon del vostro avversario, perché Drago Meteoro va a colpire anche la panchina. Molto intelligente questa scelta d'attacco, perché Drago Meteoro, ti immagini tutti questi meteoriti che cadono sul campo dell'avversario, dove beccano, comunque faranno 200 danni sempre all'avversario. A volte ti ritrovi a fare 100 danni a un Pokémon che purtroppo ha 30 punti vita, quindi questo è un po' un limite di Drago Meteoro, però sicuramente un attacco molto forte. In questo caso si gioca con Weezing e Koga per un motivo, perché Koga ti permette di riprendere in mano il Weezing e quindi cercare di ridurre anche quelli che sono i danni inflitti a questo Pokémon, che può comunque accumulare e poi si cura ritornando in mano. Allo stesso tempo il potere Pokémon di Weezing va ad avvelenare i Pokémon del nostro avversario, quindi a indebolirli turno dopo turno, mangio un po' di vite qua, ne mangio un po' di là. Poi arrivano i Drago Meteora, quindi le vite mangiate più le vite tolte dal Dragonite iniziano a diventare molto, molto, molto un problema. C'è anche la versione, io questa l'ho provata, una versione molto carina con la linea evolutiva di Frosmoth. Perché? Perché un Pokémon ha due linee evolutive che rientra all'interno comunque delle energie che vai ad assegnare a Dragonite, quindi acqua ed elettro, e con l'attacco con due energie, intanto fa 40 danni che sono tanti, e inizia a stallare un pochettino gli avversari con il sonno. Meccanica molto molto fastidiosa, vi dico la verità, anche in questo caso non servono degli EX, sono praticamente tutte comuni, se non Dragonite che è una carta rara, più vabbè, ovviamente i trainer li giocate all'interno di tutti i mazzi, quindi un altro mazzo abbastanza tranquillo da poter fare. Qui, se vogliamo, potrebbe complicarsi un pochettino, perché per reperire tutte queste carte è necessario aprire tutte e tre le buste, quindi a differenza del mazzo che abbiamo visto prima, dove trovavi tutto in Charizard, qua devi iniziare un po' a sbustare dappertutto. Quindi è un mazzo un po' più complicato da fare, però secondo me con un potenziale molto alto, e mi dispiace vederlo all'interno dei tier quasi presi come scherzo, quindi i low tier, perché secondo me è un mazzo interessante che può dir la sua. Abbiamo quello di Wigglytuff da analizzare, perché abbiamo parlato del sonno e quindi voglio insistere su questa linea. Se abbiamo visto fino adesso bene o male tutti dei mazzi aggro, perché bene o male è stato così, qui iniziamo ad avere
i primi mazzi che possono essere riconducibili al prison, quasi, se vogliamo, perché vanno a imprigionarti letteralmente con la meccanica del sonno. Quindi Jigglypuff e Wigglytuff EX, non stiamo parlando degli EX più rara del mondo, anzi stiamo parlando di una carta abbastanza facile da trovare, con tre energie di tipo normale, quindi qualsiasi tipo di energia, va ad addormentare il Pokémon dell'avversario. 80 danni sono tanti, insieme ovviamente al sonno, perché se non si sveglia non può neanche essere ritirato, bisogna passare il turno e basta, iniziare a prepararsi la panchina eccetera eccetera, e questa strategia la puoi portare avanti esattamente con Frozmoth, come abbiamo visto fino adesso. Quindi sono intanto due Pokémon a due stadi e non a tre. E già questa è una fortuna grande, perché non c'è la necessità di fare delle evoluzioni intermedie di secondo stadio. Quindi un mazzo molto solido, secondo me questo. Un mazzo che può farvi perdere amicizie, anche perché davvero è un mazzo molto antipatico. Prima parlavamo di fortuna, dobbiamo ritirarla fuori perché è fortemente dipendente dal lancio della moneta questo mazzo. Se siete in giornata e siete molto fortunati, oltre a fare rage quittare tutti i vostri avversari, andrete a collezionare tante vittorie e quindi anche tanti punti esperienza che vi permetteranno di aprire delle buste e nel frattempo formare dei mazzi un po' più forti. C'è anche una variante con Koffing e Weezing, lo stesso motivo di cui dicevo prima, la volontà di stallare il gioco con il veleno, riprendo in mano il veleno, riprendo in mano il veleno, dormi avvelenato, è il mazzo giusto per chi non vuole avere amici. Questo è veramente il mazzo giusto per chi odia il genere umano. E quindi se siete interessati a giocare un mazzo di questo tipo, sappiate che c'è. Ma il peggio deve ancora venire, perché credo che il mazzo più odioso in assoluto, che è un Tire, questo è davvero 1.5, prima Wigglytuff era un Tire 2, ma Arbok, anche se a me piace chiamarlo Team Rocket, perché comunque gioca la linea evolutiva di Arbok e Weezing. C'è anche una versione con Pidgeot che però mi piace un pochino meno, quella con Arbok e Weezing secondo me è molto forte. Mazzo Team Rocket, qua veramente stiamo parlando di un mazzo super antipatico. Abbiamo già visto prima che cosa fa il veleno, quindi la possibilità di utilizzare Koga per rimbalzarci il nostro Weezing e cercare di arrivare all'interno di un loop, non dico infinito, però molto lungo all'interno di una partita a soltanto tre premi come quelle che si giocano su Pokémon Pocket. E inseriamo un Pokémon che comunque è di tipo buio anche lui, quindi non c'è necessità di splashare un secondo tipo. Abbiamo Ekans, che si evolve, tra l'altro molto bella l'immagine di questo Ekans, che si evolve in Arbok, che con due energie, una in colore e un'oscurità, ci fa 60 danni. Ma la cosa veramente forte è che il Pokémon difensore nel prossimo turno, dopo aver succhiato questi 60 danni, dopo essersi preso questa codata, questo corner di Arbok, non potrà nemmeno essere ritirato. Quindi veramente ti picchio, stai lì, ti avveleno, ti picchio, stai lì, mi ritiro, ti picchio, ti avveleno, stai lì. Questo è un mazzo molto molto forte, secondo me. L'ho trovato poche volte, non è giocatissimo, però secondo me è un mazzo molto interessante. Ripeto, c'è una variante anche con Pidgeot che però mi convince di meno, anche perché in realtà Pidgeot ha un'abilità unica nel suo genere, molto interessante, però preferisco la versione con il veleno di Weezing e quindi poter utilizzare anche la carta di Koga. Per finire, perché ce ne sono anche altri, però ripeto, Blastoise e 18 Trainer, anche se non era esattamente 18 Trainer, ve li ho già fatti vedere. Quello di Melmetal vorrei aspettare un attimino, gli altri non mi sembrano i mazzi più forti del mondo, però c'è quello di Gengar, che secondo me va assolutamente discusso, anche perché l'ho provato, lo sto provando, credo che non si meriti di stare nei tier più bassi, credo che abbia del potenziale, forse in questo momento gli manca ancora un po' di gas per essere un mazzo veramente forte, però è un mazzo unico nel suo genere, perché è l'unico mazzo che ci permette di fare un gameplay di questo tipo. Qui vediamo una variante con ovviamente la linea evolutiva di Gastly, tra l'altro sapete benissimo Gengar, ho sempre detto che Charizard è il mio Pokémon preferito, ma credo che Gengar se la giochi alla pari, se non qualcosina di più. Sono innamoratissimo di Gengar, tant'è che me lo sono tatuato l'anno scorso sul polpaccio. Quindi Gengar è un Pokémon meraviglioso, così come tutta la sua linea evolutiva. Le carte sono meravigliose e sia la sua versione EX sia la sua versione rara hanno una peculiarità. E cioè che
con l'attacco, la sua versione normale è tra l'altro una sola energia, quindi molto veloce anche nel riuscire ad attaccare, permette, anzi impedisce all'avversario di poter utilizzare carte aiuto il prossimo turno. E sappiamo bene che i supporter sono il motore di tanti mazzi. Prima abbiamo visto che c'è la possibilità di giocare un mazzo con due Articuno EX e 18 aiuti, quindi capite bene che bloccare interamente quel mazzo non è per niente male. Poi abbiamo visto dei mazzi che vanno a utilizzare Erika, vanno a utilizzare Surge, vanno a utilizzare Misty, che è forse una delle carte migliori del gioco. Tutti i mazzi utilizzano il Professor Oak, quindi la ricerca per pescare, per snellire il mazzo. Gengar ti impedisce di fare questa cosa. Nel mentre ti fa pure 50 danni e con un solo con una sola energia. La sua versione EX richiede sì 3 energie per attaccare, fa il doppio dei danni. Però, c'è un però, fino a quando Gengar è il tuo Pokémon attivo, non ti serve nemmeno attaccare, perché il tuo avversario non potrà utilizzare aiuti. E quindi vai veramente a imprigionarlo. Il mazzo si chiama Gengar EX Stall, ok? Vai a stallare davvero tantissimo la partita. Aggiungi poi Drowsy e Hypno è un potere Pokémon che può addormentare gli avversari dalla panchina, quindi dormono, devono lanciare le monete, non possono ritirarsi, non possono usare gli aiuti, è un bel problema. Qui si aggiunge pure Mewtwo, non mi piace tantissimo la composizione, perché due Gastly, due Haunter e tre Gengar, non mi piace così come uno, uno, uno di questi qua. Forse andrei su un secondo Drowsy e un secondo Hypno, togliendo Mewtwo e almeno un Gengar, non so se è quello normale o quello EX, qui c'è possibilità di giocare, però mi sembra un mazzo molto molto interessante. Mi stupisce non vedere una seconda variante che invece io ho provato, invece che la linea evolutiva di Drowsy e aggiungere un Mewtwo, io lo sto giocando con due Psyduck. E voi direte, che cosa c'entra Psyduck? È un Pokémon di tipo acqua, attacca con una sola energia, ed è un'energia di tipo incolore, e fa un attacco che impedisce all'avversario, dopo oltre a togliere mi pare 10 o 0 o 10, non mi ricordo se fa anche danno, però impedisce all'avversario di utilizzare carte aiuto. Quindi dai primissimi turni, senza la necessità di costruire la catena evolutiva di Gengar, quindi avere dei Gengar in campo, voi iniziate a bloccare sin da subito l'iniziativa dell'avversario, andate a togliere da subito la possibilità di utilizzare l'aiuti, e quindi Psyduck più la linea evolutiva di Gastly, che magari viene strutturata in panchina, mi sembra veramente un'ottima idea. Gengar EX ha delle limitazioni, perché è molto interessante il potere Pokémon, molto interessante il tipo, molto interessanti i punti vita. Il grande problema di Gengar EX è che 3 energie per fare 100 danni è troppo poco. Troppo poco danno per troppe poche energie, per troppe energie. Devi investire tante risorse per fare pochi danni. Quindi è ovvio che se vai a massimizzare Hypno o vai a massimizzare Psyduck, che quindi togli dei motori di vantaggio agli avversari, come ritirare il Pokémon, scambiare il Pokémon, attaccare, oppure non utilizzare gli aiuti, quindi non fare tutorare determinate cose, non andare a fargli rampare le energie, eccetera, eccetera, può funzionare. Diversamente Gengar non è un Pokémon così forte, perché 100 danni in questo gioco oggi sono ancora troppo 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 pochi. Queste erano le mie considerazioni. Io come al solito ascolto voi nei commenti, ditemi se avete provato alcuni di questi mazzi, ditemi se c'è qualche variante che non sono andato a citare. Abbiamo fatto due video, quello dei mazzi migliori, quello dei mazzi per i principianti o giù di lì, e in più vi ho portato pure un gameplay. Cosa volete di più della vita? Qualcuno direbbe un Lucano, io dico semplicemente attendiamo che esca magari una nuova edizione, che inizi a ruotare il meta. Io ho raggiunto le mie 45 vittorie in PvP, quindi sto aspettando un nuovo evento, nuovi premi, la possibilità di sbustare un po' di più, però intanto chi si sta approcciando al gioco avrà la possibilità di recuperare questi contenuti e arrivare abbastanza alla comprensione delle dinamiche che vanno a comporre questo nuovo gameplay. A presto, grazie a tutti per il supporto, se siete arrivati fino a questo punto non posso fare altro che ringraziarvi nuovamente e sperare che abbiate lasciato il like e il vostro commento e ovviamente l'iscrizione a questo canale. Ciao!